il blasfemo o il pagano che si mescola in qualche modo al religioso hanno un senso di sincera devozione. E tutto questo passa poi attraverso che cosa? Attraverso la musica, che diciamo credo che sia la prima espressione che l'uomo ha trovato per parlare con Dio. Alle feste religiose, che sono importantissimi momenti nella vita cittadina, i Magomundi fornisce, aiuta, collabora con una serie di spettacoli che sono un altro piccolo osservatorio. Insieme, da un quartiere all'altro, in un'osmosi di incontri, noi possiamo fornire, presentare, aggiungere occasioni di spettacolo importanti. I Magomundi, feste e santi della città di Napoli, propone per la terza edizione un programma di attività per valorizzare in chiave turistica e culturale le principali feste religiose partenopee, che in questo mese di settembre arricchiranno il programma di 3 importanti feste religiose napoletane in chiave laica. La festa della Madonna di Piedigrotta, la festa di San Gennaro al Duomo e la festa di Sant'Alfonso Maria de Liguori a Marianella, da sempre proposte come espressioni di fede ed occasioni di spettacolo, saranno lette ed offerte a napoletani e turisti in modo da esaltare l'integrazione fra i 3 elementi della religiosità, dello spettacolo e del bene culturale. Il programma integrale si trova sul sito del Comune di Napoli. Come per Piedigrotta una piccola piazza diventa una sala accogliente, quasi una festa da casa, e i negozianti collaborano tutti a diventare parte di questa iniziativa. Per San Gennaro uno spazio meraviglioso come il Museo Diocesano diventa sala per concerti di predilezione e la piazza di Marianella diventa accogliente luogo popolare, non plebeo, per messaggi musicali che parlano dalla città di Napoli. Così quindi tutte queste differenze che Napoli mette insieme possono essere unite in un percorso. Celebriamo queste 3 grandissime feste che hanno una profonda storia e radicate radici nella cultura popolare, nell'immaginario della città, oltre ad essere ovviamente occasioni sacre. Però hanno dei risvolti culturali e antropologici molto importanti. L'idea di questo format credo sia stato molto importante perché ci ha permesso, oltre ad offrire una vasta e importante offerta culturale, anche di costruire intorno alle feste religiose una grande e importante occasione turistica. E settembre ormai è uno dei mesi di picco della presenza turistica in città, dal Pizza Village appunto alle feste religiose, per molti è l'occasione di venire a Napoli e scoprire una Napoli anche in aspetti che per un certo tempo erano stati un po' trascurati e negletti e invece costituiscono una grande risorsa di identità